questi piani quotati, che sono il riferimento praticamente del metro finito a piano del pavimento. Cioè il nostro pavimento poi definitivo viene dove è segnato il metro sotto. Normalmente oggi si lascia sempre più spazio, anche perché sono sempre più numerosi gli acquirenti che poi monteranno le pavimentazioni termiche, per cui occorre lasciare più spazio. Tenute dal puntellamento, una al metro circa, sopra le banchine possiamo vedere le tavole messe di traverso, di coltello, in modo trasversale, le travi portanti. Sopra queste traverse possiamo vedere il tavolato in piano che supporterà poi a sua volta il blocco. E sopra questo blocco c'è poi chiaramente il calcestruzzo. Questo è praticamente la base dell'armatura del solaio, quindi a disposizione delle banchine, delle traverse. Chiaramente sopra le traverse vengono poi montati i blocchi che devono correre in senso trasversale alle travi portanti. Ovviamente tra un blocco e l'altro abbiamo, quindi nasce un travetto da 12-15 cm di larghezza, armato anche questo con delle barre di ferro longitudinali che vanno praticamente in appoggio alle travature. Quando si montano i blocchi, chiaramente salgono su poi i caraioli sul solaio per porre le armature metalliche. Si getta il calcestruzzo all'altezza del solaio prevista. Dopo 28 giorni di maturazione delle strutture previste per legge, ecco che si passa alla fase del disarmo del solaio. Il solaio si presenta in definitiva, una volta disarmato, in queste condizioni.